Buonasera. Ciao, buonasera. Mi chiamo Monica. La domanda. Sono già propensa, sono sempre stata propensa comunque a pensarla in questo modo. E mi è successa comunque ultimamente una cosa mai successa nella mia vita che trovo strana. Dai, dai. Ho queste, mi sono venute allora un mesetto fa delle macchiettine sulla pelle e ho iniziato a grattarmi. Da una macchiettina se ne è fatta un'altra, poi se ne è fatta un'altra, adesso sono non piena, comunque ho diverse di queste chiazze rosse, principalmente sulle braccia, ma comunque anche un po' sulle gambe, un po' dietro, metto su delle creme, metto su delle cose. E okay. La mia domanda comunque già implicita è una cosa strana, come mai mi è venuta? Semplicemente la pelle ha diversi strati, no? E noi dobbiamo naturalmente conoscere la clinica per quello che è necessario un approfondimento di questo, di questa conoscenza per poter andare. E abbiamo una, adesso molto semplicemente, abbiamo uno strato esterno, corneoso, abbiamo uno strato più basale dove ci sono dentro anche le melanofore, cioè queste cellule con il pigmento, oppure no, queste altre cellule basali, no, che sono sempre epitelio pavimentoso. E la sensazione emotiva che è alla base della cornea è proprio la separazione semplice, cioè rottura di contatto, non sono accarezzato e buona. Ma quello che mi stai dicendo tu è una cosa dove il rosso è un po' più profondo, è un po' più, sono leggermente gonfie queste zone, c'è anche dentro un po' di liquido, no? Solo, ecco, e però ti grattano, ok? Ecco, perché c'è la parte sensoriale, no? Nella pelle, che invece risponde a un altro tipo di separazione, cioè non sono accarezzata, non sono abbracciata o non ho il diritto di abbracciare, ok? Però nello stesso momento non so più bene sono o non sono la sua donna, sono o non sono la sua mamma, sono o non sono, no? La sua nonna, no? Con il nipotino, eccetera. A posto? Bene. Ho risposto? Ok, bene. Ecco. Per cui adesso però se io sono destrimane, nel senso che quando batto le mani la mano dominante è la destra, allora la mia parte destra del corpo, diciamo, è quella che risponde a qualcuno che è sul mio stesso livello, quindi può essere il partner, il fratello, il collega, no? O anche per la donna, la ragazzina, diciamo, è anche il papà che è un partner, no? Rivale, ecco. E mentre dall'altra parte, sulla parte sinistra, abbiamo tutto quello che è mamma, nonna, suocera, eccetera, oppure più piccolo, bimba, bimbo, oppure anche un cane può essere considerato come bimbo. Quindi sono due parti. Adesso lei mi dice un po' da una parte e un po' dall'altra. Quindi io so che ha a che vedere con mamma o papà, mamma e papà, prima di tutto da piccolini, oppure adesso magari con partner e figli, qualcosa, no? Oppure con la figlia e il genero, non so, cioè, no? Qualcosa che ha valenze con due persone, ok? Solo perché non è solo da una parte, eh? Ok? Quindi si va a investigare proprio molto millimetricamente su questo. Grazie.